Allora, l'idea è nata dal desiderio di voler andare al cinema. Solo che quando arriva un bambino così piccolo ti dici: ma non posso andare al cinema alle 8 e soprattutto non posso dar fastidio ad altra gente. Come si fa? E così abbiamo deciso di muoverci e di trovare il modo, insomma, di andare al cinema con i nostri bebè. Io ho scelto questo cinema perché conosco anche il proprietario, Joel, e lo conosco da tantissimi anni. In realtà abbiamo girato anche già insieme in passato delle pubblicità. E così ho pensato a lui, ho subito chiesto e lui ha risposto con entusiasmo immediatamente. Una volta fissata la data, ho pensato di creare l'evento in Facebook, perché ormai è così che al giorno d'oggi si comunica, e devo dire che la risposta è molto forte. Ho ricevuto tantissimi messaggi, ci sono molte pagine che lo stanno condividendo, e quindi io penso che, cioè, mi auguro che la partecipazione sarà alta, visto, insomma, la pubblicità che stiamo facendo via web. L'obiettivo di questo progetto è riuscire a avere un momento di divertimento insieme a tante mamme e papà e i loro piccoli. Anche diventa un momento di incontro. C'è la speranza, comunque, anche dopo il film si può rimanere a chiacchierare e stare insieme. La speranza è che i bambini e le mamme possano veramente passare un paio d'ore di divertimento. Il film è L'Enjoy di Paolo Virzì, che è il suo nuovo film. E questo film, perché è attuale, esce adesso, è in cartellone al cinema, e quindi più attuale di così non potevamo trovarlo. Non ci sarà assolutamente nessun imbarazzo ad allattare il bambino, cambiarlo se c'è bisogno, alzarsi per fare la passeggiatina, raccogliere il ciuccio, se piange, nessun problema, libertà totale, anarchia. La nostra speranza è che dopo questa proiezione ne seguiranno tantissime. Quello che deve succedere mercoledì 7 è che la sala si riempa piena zeppa di piccoli beberini così carini, ciao amore, come lei, di modo che possiamo rifarlo. Quindi vi aspetto tutte numerosissime con i vostri bebè, anche i papà, i nonni se vogliono venire, insomma la proiezione è per tutti, il 7 di febbraio alle 14:30 al cinema Luxart House qui a Massagno.